Politano ha chiesto ancora riforme condivise senza impostazioni di contingenza. Secondo lei il clima natalizio ormai si è un po' perduto? Non lo so, il problema per le cose condivise si parte sempre per farle condivise le riforme, sperando di riuscirci, altrimenti la maggioranza che ha i numeri fa le riforme con i suoi voti. Questo capitolo delle riforme, è possibile tenerlo separato dalla riforma della giustizia oppure rischiano di interferire? No, no, i voti li ha Berlusconi, quindi, e quindi lui giustamente può proporre le sue riforme. Sulle tasse, le ha detto, ancora quest'anno non è possibile abbassarle, però alla fine della legislatura non è escluso che si possa fare. Beh, io ci vado cauto, perché quest'anno è duro, abbiamo il 5% del PIL che è aumentato, il PIL del 5%, poi grazie alla crisi che abbiamo avuto, quindi sarà difficile abbassare le tasse in questa situazione. Sulle regionali ha detto che il Piemonte ha bisogno della TAV, il Veneto? Non lo so, non so neppure se il Piemonte ha bisogno della TAV. So che il Piemonte ha bisogno di restare collegato alla Lombardia. Comunque lei è fiducioso che per entrambi i candidati leghisti andrà bene, vero? Sì, sì. Io penso che la geopolitica non cambia mai. Il Piemonte ha bisogno del collegamento col sistema imprenditoriale lombardo.